Andiamo a aprire la parola di Dio nel Salmo 136. Alleluia. Leggeremo dal primo verso. Sono 26 versi. Salmo 136, verso 1. Dice: celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Celebrate il Dio degli dèi, perché la sua bontà o benignità dura in eterno. Celebrate il Signore dei Signori, perché la sua benignità dura in eterno. E poi va avanti nel resto del Salmo, ma davanti all'inizio di ogni verso è implicito il fatto che ci sia il verbo celebrate. Verso 4, che dice: colui che solo opera grandi prodigi, è implicito che ci sia celebrate colui che solo opera grandi prodigi, perché la sua benignità dura in eterno. Verso 5, celebrate colui che ha fatto con sapienza i cieli, perché la sua benignità dura in eterno. Celebrate colui che ha steso la terra sopra le acque, perché la sua bontà o benignità dura in eterno. Celebrate colui che ha fatto i grandi luminari, perché la sua benignità dura in eterno. Il sole ha fatto il sole per regnare sul giorno, perché la sua benignità dura in eterno. E la luna e le stelle per regnare sulla notte, perché la sua benignità dura in eterno. Celebrate colui che percosse gli egiziani nei loro primogeniti, perché la sua benignità dura in eterno, e fece uscire Israele di mezzo a loro, perché la sua benignità dura in eterno. Con mano potente, con braccio teso, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che divise, o celebrate colui che divise il Mar Rosso in due parti, perché la sua benignità dura in eterno. E fece passare Israele in mezzo ad esso, perché la sua benignità dura in eterno. E travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso, perché la sua benignità dura in eterno. Celebrate colui che guidò il suo popolo attraverso il deserto, perché la sua benignità dura in eterno. Celebrate colui che percosse re grandi, perché la sua benignità dura in eterno. E uccise re potenti, perché la sua benignità dura in eterno. Sicon, re degli Amorei, perché la sua benignità dura in eterno. E Og, re di Basan, perché la sua benignità dura in eterno. E diede il loro paese in eredità, perché la sua benignità dura in eterno. E in eredità Israele, suo servo, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che nella sua o nella nostra umiliazione si ricordò di noi, perché la sua benignità dura in eterno, e ci ha liberati dai nostri nemici, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che dà il cibo a ogni creatura, perché la sua benignità dura in eterno. Celebrate il Dio del cielo, perché la sua benignità dura in eterno. Alleluia. E desidero che posiate le vostre Bibbie e facciamo un rumore di celebrazione a colui che ha fatto ogni cosa, perché la sua benignità dura in eterno. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, 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 alleluia. Gloria, 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 gloria a te, Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Amen, amen, amen. Il Signore vi benedica, potete accomodarvi. Alleluia, alleluia, alleluia. Chi ha tradotto la Bibbia ha ben pensato di mettere
come intestazione a questo salmo, bontà o benignità eterna di Dio. Ed ogni verso, a parte quei versi che sono una continuazione diretta del verso che precede, in modo esplicito o in modo implicito, pone il celebrare il Signore. L'abbiamo già letto per intero, giusto per enfatizzare questo particolare aspetto, voglio andare in qualche verso, iniziando proprio dal primo. Dice: celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Questo verso da solo potrebbe già costituire l'intero Salmo 136. Perché quello che caratterizza questo Salmo, la vera sostanza di questo Salmo, sta proprio nel fatto che bisogna celebrare il Signore a prescindere di quello che Lui abbia già fatto, di quello che sta facendo e di quello che farà. E il verso 1, il verso 2, il verso 3 e il verso 4 in effetti non sono altro che una ripetizione l'uno dell'altro, che però ogni verso evidenzia una caratteristica, un attributo particolare di Dio. Verso 1 dice: celebrate il Signore perché Egli è buono, e questo noi lo sappiamo che Dio è buono, vero? Alleluia! Noi lo celebriamo perché è buono, e Dio è buono quando le cose vanno così come noi vorremmo che andassero, e quando invece le cose non vanno così come noi vorremmo che andassero. Dio è sempre e in ogni caso buono. Alleluia! Non dimenticate, la sua bontà non può mai essere messa in discussione né dalle circostanze, né dai problemi, né dalle opposizioni, perché a dispetto di tutto Dio è buono. Alleluia! Non è che Lui è buono solo perché magari abbiamo avuto l'opportunità di comprare un paio di scarpe nuove. Lui è buono anche quando abbiamo le scarpe bucate, perché la sua bontà non dipende dalle cose tangibili o materiali. Alleluia! Alleluia! Quindi il salmista ci esorta e ci spinge a celebrare il Signore per il semplice fatto che Dio è buono. Alleluia! Magari noi abbiamo la tendenza di essere esuberanti, contenti, di battere le mani un po' di più perché abbiamo appena comprato l'auto nuova. Grazie Dio per l'auto nuova. Poi il primo graffio, la prima volta che dobbiamo portare la macchina dal meccanico, la prima volta che dobbiamo cambiare i pneumatici o qualsiasi altra manutenzione facciamo all'auto, o se abbiamo dei problemi, non siamo così contenti. Magari veniamo in chiesa, pensiamo al problema dell'auto, pensiamo a quanti soldi dobbiamo spendere, e non siamo affatto propensi ad alzare le mani a Dio, ad alzare la voce a Dio e ringraziarlo, perché a dispetto del fatto che siamo dovuti venire in chiesa con un passaggio, Dio è buono. Alleluia! La sua bontà non dipende dalle circostanze che magari noi viviamo. Alleluia! Quindi celebrare Dio non deve mai essere conseguenza di ciò che abbiamo o di ciò che non abbiamo. Non deve mai essere conseguenza di quello che riceviamo o di quello che non riceviamo. Noi lo celebriamo perché Dio è buono. Alleluia! Alleluia! Dio è buono. Alleluia! E la sua benignità dura in eterno. Il salmista enfatizza questo fatto alla fine di ogni verso, perché la sua benignità dura in eterno. Una cosa eterna significa che non ha inizio, che non ha fine, c'è sempre, in ogni tempo, in ogni momento ed in ogni circostanza. Ecco perché il salmista dice che noi dobbiamo celebrare Dio perché Egli è buono, perché la sua benignità, la sua bontà è eterna, non ha un inizio, non comincia con
una condizione positiva nella nostra vita, perché prima ancora che ci fosse una condizione positiva nella nostra vita, la benignità di Dio era già là. E non finisce, perché magari noi abbiamo un problema. Ah, Dio non mi vuole bene. Assolutamente. La benignità di Dio è eterna e va oltre quella che può essere la nostra circostanza negativa del momento. Va oltre il nostro problema. E quindi celebrare o lodare Dio o far festa per lodare Dio non deve mai essere legata ad una situazione particolare. Dobbiamo celebrare Dio in ogni tempo, in ogni circostanza, in ogni luogo e per, in ogni situazione in cui ci troviamo. Alleluia. Amen. E poi il verso 2. Celebrate il Dio degli dèi. In altre parole sta dicendo, non solo dovete celebrare Dio, ma dovete farlo con la coscienza che Lui è l'unico vero Dio. Alleluia. Ci possono essere molte divinità inventate, ma c'è un solo vero Dio. E anche se dovessero esserci delle altre divinità, anche se, perché non esiste, ma anche se il salmista dice celebrate il Dio degli dèi, colui che è al di sopra di tutti, colui che è al di sopra di tutto. E per quale ragione? Semplicemente perché la sua benignità dura in eterno. Alleluia. Celebrate il Signore dei Signori, Signore dei Signori, Re dei Re, Dio Onnipotente. Alleluia. Il salmista non ha voluto correre il rischio di lasciare, come dire, nella penombra una delle caratteristiche fondamentali di Dio. Lui è il Signore, è il Dio degli dèi, ma non solo è il Signore dei Signori. E Lui è colui che è solo, l'unico, che opera grandi prodigi. La parola di Dio dice che ogni buona cosa viene dall'alto. Nessuno può fare miracoli tranne che l'unico e solo Dio, colui che solo opera grandi prodigi, perché la sua benignità dura in eterno. E poi dopo va avanti e comincia a parlare delle cose che Dio ha fatto. Ha fatto i cieli con la sua sapienza, ha steso la terra, ha fatto i grandi luminari, il sole per il giorno, la luna e le stelle per la notte, ha percosso gli egiziani per liberare il popolo di Israele, fece uscire Israele dalla terra di Egitto, con braccio potente, dice, o con braccio teso, li ha tirati fuori, ha diviso il mare rosso in due parti, vi fece passare Israele in mezzo ad esso, travolse il faraone e il suo esercito nel Mar Rosso, lo stesso mare che per Israele è stato motivo di salvezza, per far Faraone, il suo esercito è stato motivo di morte, di disfatta. Colui che poi guidò il suo popolo attraverso il deserto, per 40 anni li guidò attraverso il deserto con una nuvola, una colonna di fumo di giorno, una colonna di fuoco di notte, per 40 anni gli fecero perdere la pazienza, gli fecero scappare la pazienza, lo tentarono, lo istigarono in molti modi negativi, si ribellarono contro Dio, ma a dispetto di ciò lui continuò a guidarli attraverso il deserto. Avrebbe preferito non doverlo fare per 40 anni, perché non erano necessari 40 anni per andare dall'Egitto alla terra promessa. Quei 40 anni sono scaturiti dalla loro ribellione, dal loro collo duro, perché era volontà di Dio che loro arrivassero alla terra promessa al massimo dopo un anno, se consideriamo il percorso, il grande numero di persone, magari 2 anni, ma di certo non 40 anni. Ma nonostante ciò li ha guidati attraverso il deserto. Poi ha sconfisso i re che si sono opposti al popolo di Israele. E fa alcuni nomi: il re degli Amorei, il re Og, il re di Basan e altri. Diede poi loro in eredità la terra promessa. E poi dice una cosa molto fondamentale: il salmista dice
che si è ricordato di noi nella nostra umiliazione e ci ha liberati dai nostri nemici. E poi dice il verso 25, dà il cibo, che Dio dà il cibo ad ogni creatura, e conclude dicendo: celebrate il Signore del cielo, perché la sua benignità dura in eterno. Tutte queste cose che sono inserite in questo salmo, alla fine la cosa basilare, il punto focale di questo salmo è che il salmista sta dicendo: ci sono molte ragioni per cui celebrare il Signore. E senz'altro il Salmo 136 non esaurisce tutte le ragioni per cui noi dobbiamo celebrare il Signore. Ci sono molte ragioni, abbiamo molte cose per cui celebrare, ringraziare, lodare il Signore. Ma in essenza il salmista sta dicendo: a prescindere dal fatto che ci siano molte ragioni per cui lodare Dio, per cui celebrare Dio, noi dobbiamo celebrarlo semplicemente perché Lui è buono e perché la sua benignità dura in eterno. Ricordatelo quando dobbiamo andare in giro con l'ombrello e ci dà fastidio il fatto che ci bagniamo i piedi, magari ci bagniamo i vestiti, quello non è motivo per cui cominciare a lamentarsi contro Dio. Anche nella pioggia, anche nel temporale, la benignità di Dio dura in eterno e noi dobbiamo celebrarlo. Ci manca ciò che noi vorremmo, o addirittura ciò di cui avremmo di bisogno, ma quello non può oscurare il fatto che Dio è buono e che la sua benignità dura in eterno, e qui dobbiamo celebrarlo anche quando non abbiamo quello che vorremmo, anche quando non riceviamo quello che vorremmo. Dobbiamo celebrare Dio perché Lui è buono e la sua benignità dura in eterno. Perché non lo celebriamo proprio ora? Perché non alziamo la nostra voce a Dio e diciamo: grazie Signore! Alleluia! Grazie Signore! Perché la tua benignità, la tua bontà dura in eterno. Alleluia! 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 Non credo che il salmista sarebbe potuto essere più diretto di quanto sia stato in questo salmo. Sì, lo ha arricchito di episodi, di circostanze, di memorie storiche, di ricordi, per cui dire: vedete, ha fatto questo, ha fatto quest'altro, ha fatto quest'altro. Magari quando si è, come dire, con il cielo pieno di nuvoloni, è difficile, non abbiamo molta prontezza a ricordare tutte le cose che Dio ha fatto nella nostra vita. Ma alla fine il salmista, anche se usa i ricordi o la memoria storica di tutto ciò che il Signore aveva fatto fino a quel momento, in essenza dall'inizio alla fine del salmo, perché inizia semplicemente dicendo che dobbiamo celebrarlo perché è buono e perché la sua benignità dura in eterno, e finisce con lo stesso tenore. L'ultimo verso che noi abbiamo letto dice appunto: celebrate il Dio del cielo perché la sua bontà dura in eterno. Quindi sì, fa ricorso alla memoria storica, ed è bello non dimenticare le cose che Dio ha fatto. Non dobbiamo mai dimenticare ciò che il Signore ha fatto. Alleluia. Alleluia. Dobbiamo, quando il salmista Davide, quando il re Davide, prima ancora di essere ufficialmente riconosciuto re, quando era un fuggiasco, quando doveva fuggire perché rischiava di essere ucciso dal re Saul, in una circostanza
i suoi stessi uomini, quelli che lui aveva raccolto da ogni direzione, da ogni retroterra, e la maggior parte di loro, se non tutti loro, erano uomini che nella migliore delle ipotesi meritavano qualche anno di carcere. E lui li aveva messi insieme, aveva dato un senso alla loro vita, aveva dato a loro un punto di riferimento. Però quando le cose andarono male, quando tornarono da una delle loro imprese e trovarono il villaggio in fiamme, le loro mogli, i loro vecchi, i loro bambini, le loro pecore erano state portate via, la Bibbia dice che i suoi uomini cominciarono a complottare di volerlo lapidare. E il salmista Davide, il re, ripeto, ancora non era riconosciuto ufficialmente, anche se già era stato unto re dal profeta Samuele, lui fu assalito dallo sconforto, si ritrovò di fronte a quelli verso cui lui aveva fatto del bene, che adesso stanno parlando di ucciderlo, perché dopo tutto di chi era colpa se avevano portato via le mogli, i vecchi, i bambini, le pecore? Di Davide, no? Lui era con loro, stavo facendo la stessa cosa che loro stavano facendo. Stavano cercando di, come dire, sopravvivere insieme, però adesso le cose vanno male e la colpa è sua, deve morire. E Davide, piuttosto che sprofondare nell'autocommiserazione, dice la Bibbia che lui incoraggiò se stesso nel Signore. E c'è un solo modo per incoraggiare se stesso nel Signore, è quello di andare nella sua presenza e celebrarlo per la sua bontà. Probabilmente Davide è andato là a dire: Signore, tu mi hai salvato dal leone, mi hai salvato dall'orso, mi hai salvato dal gigante Golia, e sono certo che così come lo hai fatto allora, sei in grado di salvarmi ora da questi uomini che hanno perso la testa, a torto o a ragione, ha poca importanza. Lui cominciò ad incoraggiarsi nel Signore dicendo: Signore, tu sei lo stesso Dio che mi ha già liberato, e in ogni caso sei il Dio che io adoro, tu sei il mio pastore, nulla mi manca, tu mi guidi lungo le acque chete, tu mi fai giacere in paschi verdi erbosi, tu apparecchi davanti a me la mensa davanti ai miei nemici. Non so quanti di voi lo ricordate, di qualche anno fa, una delle predicazioni intorno a questo sermone, quando abbiamo fatto vedere come un pastore di pecore apparecchiava la tavola davanti ai nemici di una pecora malata. Perché la cosa strana è che quando in un gregge c'è una pecora malata, se il pastore non si preoccupa di prestarle particolare attenzione, di proteggerla, le pecore sane in un modo o nell'altro cercheranno, si metteranno contro la pecora malata e alla fine potrebbero anche ucciderla. Ma il pastore, secondo il salmista Davide, secondo quelle che erano le abitudini di allora, apparecchiava una tavola per quella pecora, delimitava un pezzo di pascolo in forma rettangolare. In un lato c'era il mantello del pastore, all'altro lato c'era la verga, dall'altro lato ancora c'era il bastone, e l'ultimo lato veniva coperto direttamente, personalmente, dal pastore. Mentre tutte quante le altre pecore pascolavano, lui si assicurava che dentro quel rettangolo ci fosse la pecora malata, una tavola apparecchiata davanti ai loro nemici. E Davide sapeva questo, e sapeva che il pastore per eccellenza era Dio. Tu apparecchi la mensa davanti ai miei nemici, tu sei la ragione della mia vita, e io ti celebrerò a dispetto di quelle che sono le circostanze avverse. Alleluia. Incoraggiò se stesso nel Signore, celebrò Dio nelle circostanze più avverse, celebrò Dio magari guardando da lontano quegli uomini che avevano già preparato le pietre per lapidarlo.
Alleluia! E sappiate una cosa, quando noi celebriamo Dio, quando noi lodiamo Dio, quando noi glorifichiamo il Signore, è quello, così come ho detto qualche altra volta, l'ha detto pure mia moglie, la lode, l'adorazione non fa altro che purificare il nostro spirito, di disintossicare il nostro spirito e ci aiuta a vedere dalla giusta o da una migliore prospettiva come veramente stanno le cose. E se la nostra prospettiva è rivolta verso Dio, se la nostra prospettiva è quella di agire secondo il beneplacito di Dio, allora a dispetto delle circostanze, a dispetto delle situazioni, noi celebriamo il Dio. La parola di Dio nel Nuovo Testamento dice: in ogni cosa rendete grazie a Dio. Non dice di rendere grazie a Dio per ogni cosa, perché se sarebbe insensato dire: sto morendo di dolore al ginocchio, grazie a Dio per il mal di ginocchio. Se fate questo tipo di preghiera, avete bisogno di cambiare tono. Perché quella non è una preghiera onesta. A quanti di voi piace il mal di ginocchio? O il mal di testa, o il mal di cervicale, o il mal d'orecchio? Uno dei nostri fratelli durante la conferenza una mattina si è sentito malissimo, cominciò ad avere capogiri, vomito e tutto perché aveva un'infezione interna all'orecchio. L'hanno dovuto portare in ospedale. Qualcuno dice: come, Dio non l'ha guarito? Beh, non è che siamo noi a dirgli quello che lui deve fare, evidentemente ha scelto di no. E a volte certe cose, o il più delle volte, sempre, che la Bibbia dice ogni cosa, quindi infezione interna all'orecchio, mal di ginocchio, mal di schiena, difficoltà al lavoro, incomprensione da parte degli altri, il sole che splende, il mare tranquillo, gli uccelli che volano, ogni cosa coopera per il bene di quelli che lo amano. E questo è quello che fa la differenza tra una persona che serve Dio col proprio cuore e un semplice religioso. Se noi amiamo Dio, questo è quello che fa la differenza. E chi ama Dio non si lascia condizionare dal problema, dire: no, oggi Dio non ha fatto il bravo, quindi io non lo lodo. Celebrate il Signore. Per quale ragione? Per quale miracolo? Per quale prodigio? Semplicemente perché Egli è buono. Ricordando che non solo lui è buono, ma che la sua bontà o la sua benignità non è circostanziale, non è occasionale, ma dura in eterno. Quindi se tu sei qua con il problema X, il tuo problema X non può manipolare la benignità di Dio che già c'era fin dall'eternità, continuerà ad esserci. E noi dobbiamo celebrarlo perché la sua benignità dura in eterno. Nel nostro problema, a dispetto del nostro problema, noi lo celebriamo, noi lo serviamo. E questo è quello che deve contraddistinguere ogni vero cristiano. Perché se il bel tempo o il cattivo tempo condiziona la nostra vita in relazione a Dio, allora non siamo cristiani, siamo soltanto dei religiosi opportunisti, ma noi siamo figli di Dio, noi siamo dei cristiani, noi siamo seguaci di Cristo e vogliamo e dobbiamo celebrarlo. Perché Egli è buono, è la più alta delle motivazioni. E perché la sua benignità dura in eterno. Il salmista non ha esaurito la lista di tutte le cose che Dio aveva fatto per Israele. Giovanni nel Nuovo Testamento, addirittura parlando di tutti i miracoli che Gesù aveva fatto, ha detto: se
dovessimo scrivere tutti i miracoli che Gesù ha fatto, tutte le cose che lui ha detto, non ci sarebbero abbastanza libri, abbastanza rotoli, non ci sarebbe abbastanza spazio dove riporre quei libri e quei rotoli. Quindi è impossibile elencare tutte le cose meravigliose che Dio ha fatto prima di manifestarsi in carne, durante il suo ministero in carne e adesso che ancora una volta, diciamo tra virgolette, è in forma invisibile, non esattamente tangibile. Alleluia. Sarebbe stato impossibile. Il salmista cita soltanto degli episodi particolari, ma non perché la celebrazione o l'adorazione o la lode debba essere vincolata a quelle cose, ma giusto per dirci, nonostante Dio abbia fatto grandi cose e continua a fare grandi cose, noi dobbiamo lodarlo non perché ha fatto questo o quell'altro, ma perché lui è buono e perché la sua benignità dura in eterno. Ma se Dio è buono, allora perché? Perché noi non siamo in grado di capire a volte, ma Dio è buono. Ma se Dio è buono, come mai mi è successo questa cosa? Perché non siamo in grado di capire, ma c'è un proposito in quella cosa. Ma Dio è buono in ogni caso. Alleluia! Alleluia. Quindi insieme al salmista noi vogliamo dire: celebriamo il Signore perché Egli è buono e perché la sua benignità dura in eterno. Alleluia. Vogliamo alzarci all'impiede e fare un rumore di lode a Dio, ringraziarlo, celebrarlo perché Lui è buono. È la tua. E libertà, la tua gloria risplende, mi trasforma e mi cambia, voglio stare con te, voglio stare con te.